Che casino. Da quanto vedo, del vostro amico non è rimasto granché. Solo una testa spiaccicata con la mia Samantha. Certo, è stato molto coraggioso a dirmi: bacia le mie mutande! Ma è solo un povero illuso. Ingenuo. Forse avrei risparmiato. No. Aveva la fine che si meritava. Comunque, direi che la mia bella Samantha è imbrattata del suo sangue. Ah, Samantha, 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 quante ne combina. Bugiardo! L'hai comandata tu! L'hai ucciso tu! Cappellino blu, sto venendo da te. No, scusa. Ci penserò. Comunque, però dategli un'occhiata alla mia bella Samantha. Specialmente tu. Ehi, dolcezza, dai un'occhiata alla mia bella Samantha. Non la vedi? Ogni giorno è sempre più bella. Comunque, detto tra noi, devo scegliere qualcun altro di voi. Polacci, siete tutti carne da cannone. Oppure carne da ascia. Certo, tu, Regan, fai sempre delle battute squalide. Gregory, se vuoi, dato che tu hai una testa pelata, come posso dire? Solitamente la pelo ancora di più. Ma che è stato quello specie di bau? Scusa, il cellulare. Bello schifo. Hai messo una cosa dei cagnolini come notifica? Boh. Ma sono passioni. Dolcezza. Fammi un favore, sta zitta. Comunque, chi posso scegliere? Siete tutti carne da ascia. Vabbè, a parte i miei uomini. È vero, capo? Però conosco un modo molto eco per scegliervi questo. Che voi odierete? Ambarabà, cicci, cocco, tre civette sul como che facevano l'amore con la figlia del dottore. Ambaraba, cici, co. Però sei tu il fortunato di oggi. Vattene all'inferno, Regan! Ma che sei, l'esorcista? Non hai niente da dire, eh? Povero illuso. Che tu crepa in malo modo. Oh, che paura. Vabbè, vediamo come ci si sente ad aver avuto in testa un botto di ascia! Amico, tranquillo, respira, cerca di respirare. Oh, sei rimasto traumatizzato dalla botta che ti ho dato con la mia bella Samantha. Io
non uccidermi. Io onfi. Che cos'hai? Un figlio. Vabbè, chi se ne frega? A me non importa. Quindi vedi tra tu. Quindi, dato che non hai più sensibilità nel parlare e respirare, significa che sono inutile. E gli inutili vanno nell'oblio. E infatti è la stessa cosa tua! È nato di voi morto. Ah, a quanto vedo abbiamo due cadaveri oggi. Tanto tra un po' morirete tutti, perché mica mantengo le mie promesse. Forse vi uccido tutti. Le parole, mamma non ti ha mai insegnato a dire le parole? E tua madre non ti ha mai insegnato di non uccidere le persone? Un discorso ispirante, ma credo che sarai il prossimo a morire inutile. Lo so. Cioè, ma guardati, non hai più un occhio! Come poi pensi di comandare una squadra se non hai più un occhio e sei metà disabile? Oh, che c'è? Ti sta venendo da piangere, come gli altri, a vedere sto casino che ho combinato? Non parli, ti farò parlare io. A proposito, rimani un inutile ammasso di carne chiamato umano. Non dargli ascolto. Comunque, detto tra noi, vediamo chi altro lo succede. Perfetto. Chi altro di voi devo scegliere? Ah! Maledetto! Ah, abbiamo un isterico di gruppo anche. Non mi hai fatto che anche con quel pugno. Lasciatemi andare! Lasciatemi! Lo uccidiamo qui, capo? No, lo uccido io dopo. Lo lascio come d'essere. Ottimo, perché hai avuto coraggio. Bravo, tu comprendi. Grazie. Lasciatemi! Cosa ne facciamo di lui? Picchiato davanti i loro amici. Subito. Facevo le eccezioni, però stavolta devo dire che se l'è meritato. Ah, che bello veder morire e picchiare la gente. Certo, lo stanno ammazzolando i miei uomini. Vabbè, torniamo a noi. Che cos'hai qui? Oh, del manzo in scatola! Ah, il mio preferito. Però tu, cappelletto, morirai. Oh no, mio fratello no, bastard. Ti sento! Lui no. Non te lo permetterò! Che arma è? Un'arma aggiornata con motosega. Wow! Quanta violenza! Ora mi costringe a chiamare The Rock. Continuo? No. Ragazzi, ci ritiriamo. Questo è un pazzo psicopatico.
Prova a mirarmi, prova a uccidermi. È impossibile che tu sbagli. È vero. Non mi hai colpito. Forte ragazzi, ce ne andiamo. Qui ci uccideranno tutti. 10 minuti dopo quel casino. Oddio, quanto non sopporto i funerali. Guarda che lo dici. Cioè, no, non sto scherzando, Jason. Cioè, ricordi quando è morta nostra madre a soli 13 anni? Sì, a vedere nostro padre che piangeva, oddio. Già, è un momento che voglio dimenticare, quello. Già, e poi Mike era un grande amico. Lo so. E poi io ho fatto l'errore più grande della mia vita! Cosa? Non sono riuscito a uccidere Regan quando gli ho avuto l'opportunità. Ora mi sento inutile! No. Fratello, non sei così. Non hai salvato me. Io sono tuo fratello. Devo salvarli tutti e tre. Se non fosse stata per la mia demenza! Fratello, calmo! Jason, ascoltami. Hai fatto quello che dovevi fare. Sarebbero morti comunque. Te lo giuro. James, sei d'accordo con me? Sì. Ah! Tutto bene? Non riesco a camminare, aiutami. Sì. Certo, un bel drink, quello che ci vuole. Sì. Se lo meritavano. Oh, ma guarda, ti ringrazio. Ma davvero ti ringrazio, Regan. Ti ringrazio. Sì, ti ringrazio, ma va a crepare all'inferno. Dio. Guarda, se stava con noi pure un prete, era la combo. Eh sì. Stava pure al funerale di nostra madre. Già. Ecco con lui. Drink. Non è che bevo molto alcol. È un estratto. Di cosa? Whisky. Ma il whisky non può essere un estratto. Per i depressi un drink ci vuole. Come fai a essere? A capire che io sono depresso. Lo so. Perché prima però eri bisbetico, ora ci vuoi bene. Abitudine. Venite. Vi offro un drink, prima che scoppiate in lacrime. Sì. D'accordo. Ecco, vai! Bevetelo finché è fresco. Grazie. Grazie, Masha. Sei proprio bravo come barista. Lo so, infatti, quando avevo la vostra età, facevo di professione il barista. Ottimo. Sai, non ho mai bevuto alcol prima d'ora. Neanch'io. Scusa, Rob, ma che hai sulla testa? La cosa verde? Sì, è un medicinale che chiude le ferite anche quelle più profonde. Ma qual era la marca? Laboratory of Biologic. Quella che anche ha fatto evadere, cioè scatenare l'epidemia del virus X. Ok. Volete bere sì o no? Sì. Grazie. Come lo trovate? Io ho un po' dolciastro, però non berlo così. Adesso è una goccina. Lo so, voi siete ancora giovani. Io sono vecchio. Ho 76 anni, non sei neanche Matusalemme. Ok, scusami se ti ho strangolato. Acqua passata. E tu non bevi, Jason? Oppure non uscirci. Problemi a usare l'anulare e l'indice. È vero, forse sono inutile. Non dirmi che crederai nelle parole che ha detto quello stupido di Regan. No, però ho mandato nella tomba due dei nostri amici.
Due dei nostri amici. La stessa cosa di Rob. Che ho detto? Che dolciastro, ma è buono. Non è che che crea dipendenza patologica. No, tranquillo. È solo per rinfrescarmi un pochetto. Lo sapete, non ho Lego Cola. Lego, ah sì, buonissima. Però la prossima volta che ne trovi un po', ce ne dai quella cherry. La cherry, sì. Quella, con le ciliegie. Senti, voglio stare un po' da solo, ok? Ok, prenditi tutto il tempo che ti serve. Certo, fratello, grazie. E il resto continuerà tutto nel prossimo episodio, ok? Ciao!